scusi un attimo, Cristina Berretta di Famiglia Cristiana Sfidante e campione in carica Francesco Adinolfi di Ciao 2001. Nostra ospite oggi per questa rubrica è una grande cantante, si chiama Alice, eccola qua. Basta solo il nome e soprattutto Alice sono molto contenta perché io so che tu sei abbastanza ritrosa nelle interviste, ami lavorare diciamo così in sala di decisione. Ma non è vero che sono ritrosa nelle interviste. No? Mi dicono che tu sei una persona piuttosto discreta e che non ama. Questo sì. Però in questo caso sarai giudice insindacabile di questa, diciamo, di questa carriera che leggeremo attraverso le domande preparate da Alberto. Ti diverte, lo immagino. E vediamo se i nostri due giornalisti sono veramente bravi. Famiglia Cristiana, una domanda. Allora, vorrei sapere da te, Cristina, quanto Famiglia Cristiana si occupa di musica, pop, rock? E si occupa più che altro degli italiani, perché penso che il nostro pubblico sia più interessato forse alle cose di casa nostra che alle cose straniere. Comunque sui cantanti che diciamo più famosi stranieri abbiamo fatto parecchi servizi. E tu ti occupi di musica? Sì. Ecco. E Adinolfi, Ciao 2001, dov'è il direttore di Ciao 2001? Gli voglio dire salve, perché lui deve dare un premio a questi suoi giornalisti. Ciao, come va? Salvatore Puccio, direttore di Ciao 2001. Senti, ma sono formidabili i tuoi giornalisti, cosa fai? Li fai preparare tutta la settimana solo per Mi tolgo una curiosità? Giorno e notte stanno per Raffaella Carrà, perché devono star qui a lottare e a combattere fino alla fine, perché devono far bella figura, perché con te non possono permettersi di far brutta figura e neanche con questi artisti favolosi che settimanalmente ospiti. Ti ringrazio. Senti, che cosa dicono i tuoi lettori di questa continua vittoria di Ciao 2001? Ci invadono di lettere e ci fanno i complimenti e ci dicono: Ciao 2001 finalmente esce fuori allo scoperto dopo tanti anni, che sono 18, che è conosciuto dagli addetti ai lavori, ecco, un giornale specializzato per la musica e per i giovani e per i cantanti italiani e stranieri finalmente alla ribalta, e quindi sono contento. Benissimo, grazie Salvatore, auguri, vediamo grazie. Come se la cava oggi. Auguri. Grazie mille. Francesco, arrivederci. Dunque, allora, Alice si divertirà perché sotto le pene ci siete voi due. Comunque cominciamo con la prima domanda. Con quale canzone Alice, allora Carla Bissi, questo è per te Francesco, naturalmente che sei il campione, con quale canzone Alice, allora Carla Bissi, vinse a Castrocaro nel 1971? La canzone era Tanta voglia di lui, che era praticamente un rifacimento dei Pooh. Esatto, Tanta voglia di lei. Vabbè. Certo, giustamente l'ho cantato da te, era Tanta voglia di lui. Allora gli diamo il punto di vittoria? Eh sì. Ha detto lei, quindi basta. Benissimo, 1-0 per Francesco Ladinotti, complimenti. Cristina Berretta. Alice ha studiato al liceo musicale di Forlì. Ha studiato uno strumento sul quale ancora oggi compone le proprie canzoni. Di quale strumento si tratta? Arpa, pianoforte o chitarra? Pianoforte. Esatto. Esatto, benissimo. E 1-1. Allora andiamo per la terza domanda. Quando e in quale canzone Alice suonò in sala d'incisione il pianoforte principale per la prima volta? Dunque, quando e in quale canzone? Tac, tac, tac. Aspetta. No, non ti voglio innervosire, no. Quando e in quale, cioè a nome Alice praticamente? Sì. A nome Alice. Beh, già l'ho aiutato. No? Potrebbe essere stato in Io voglio vivere. No. Come a nome Alice? Scusa, non ho mica capito. No, ma... perché la storia è lunga. La canzone si intitolava Una sera di novembre. Sì, appunto, ma lui non ha risposto esattamente perché ha detto Io voglio vivere. Ah, ha risposto Io voglio vivere e non è esatto. È l'anno nel quale ti sei prodotta per la prima volta col pianoforte incidendo il disco, è 1900? Beh, il prodotto è una cosa, quando ho inciso per la prima volta... Sì, prodotto in sala decisione volevo dire, sì. Ecco, è stato nel 1980. 80, esatto. Nell'album Capo Nord. Ecco, ti ha detto tutto lei. E primo passo falso del nostro campione, vediamo, andiamo avanti. Cristina Berretta, quando e in quale album appare il nome di Alice come produttrice per la prima volta? Dunque, l'album è Azimuth. Esatto. E l'anno è il... dunque, Azimuth... dell'82. Esatto. Esatto, brevissimo. Allora...
Francesco Adinolfi, alla fine del 1983 Alice registrò una canzone un po' in italiano, un po' in tedesco, con un cantautore tedesco, il nome è troppo difficile da dire, lo vuoi dire sì, tu? Sì, Stefan Wagershausen. Ecco, bravissima. E la canzone era? Zona Anfoia. Ma un senso del tempo incredibile, Alice, per togliermi d'impaccio. In quali altre lingue straniere, oltre il tedesco, Alice ha inciso? Inglese, francese o spagnolo? Spagnolo, se non sbaglio dovresti aver fatto Io voglio vivere, no? Bravo, bravissimo. Bravissimo, bravissimo. Ok, ha recuperato però Cristina Berretta sempre un punto in più. Ultima domanda, in quale ambiente avvenne la prima esibizione televisiva all'estero di Alice? In una vecchia stazione ferroviaria, in una rimessa di autobus interurbani o in un hangar spaziale futuristico? Non facile. Ma sono bravissimi, quindi. Ma questa cosa qui è impossibile che la sappia. Ma questa veramente posso solo tirare a indovinare perché veramente non lo so. Puoi ripetermela per favore? Allora, in una vecchia stazione ferroviaria, in una rimessa di autobus interurbani, hangar spaziale futuristico. È la prima esibizione televisiva all'estero di Alice. Ma starei sulla cosa ferroviaria. Esatto, la vecchia stazione ferroviaria. Allora, lo sapete bravo. Che Famiglia Cristiana, nella persona di Cristina Berretta, non ha perso il treno e diventa la nostra vincitrice. E tu sai il motivo? No, perché ti ha fatto troppi perché... complimenti il tuo direttore. No, perché lui perché... ha già delle malignità che dice fuori. No, allora Bilanti è bravissima, ma Ciao 2001 ovviamente è un giornale comune. E loro? Protection no, divina. La protezione. Questo è molto spiritoso. Dice lui. Allora Francesco, tocca a te fare la domanda, mi tolga una curiosità ad Alice. Sincera, eh? Vedremo. Però lei, almeno sei sincera in questo. È vero che praticamente non, diciamo che non è che hai mai gradito moltissimo il fatto che diciamo ti avessero tra virgolette imposto il nome Alice. Non è vero perché altrimenti non l'avrei accettato perché e poi non è stato imposto ma semplicemente proposto. Ma forse perché dava una connotazione di te che praticamente era diversa da quella che potevi così proporre. No, non credo che sia importante il nome. In questo caso mi ha aiutato perché è molto più semplice Alice che non Carla Bissi, è molto più musicale, ma... Beh, allora, soddisfatto? Allora, ciao 2001, ci vedremo presto, complimenti, auguri e complimenti soprattutto alla nostra nuova campionessa Cristina Berretta di Famiglia Cristiana. Saranno contenti certamente, io rimango con Alice un attimo, puoi rimanere in piedi perché fra un attimo canterai. Senti, imposizioni, a te che sei romagnola, sarà duro farne, no? Imposizioni? Ma io non amo imposizioni in generale. Appunto, voglio dire, ne credo né che nessuno... ricevere né farle. Né ricevere né farle. Esatto. La canzone che ci canti adesso si intitola Viali di solitudine. Esatto. Appartiene a quale album? All'ultimo, a Park Hotel. E devo dire che è un album che mi sta dando molte soddisfazioni, anche se da pochissimo tempo è uscito. È un album a cui abbiamo lavorato tantissimo perché c'è stato un nucleo di persone, quindi e i risultati si vedono. È un album The Keep, vuoi dire? The Keep, si hanno suonato in quest'album musicisti internazionali eccezionali come Jerry Marotta, Tony Levin, Phil Manzanera e Michele Fedrigotti, italianissimo, che diciamo un po' portante del tutto in quanto ha suonato le tastiere che la fanno un po' come così da padrone in questo caso. Benissimo Alice, io ti faccio molti auguri per la tua carriera nazionale ed internazionale, sono sicura che la pedana di Domenica Inn ti darà ulteriori soddisfazioni. Me lo auguro. Alice grazie. In Viali di solitudine. Ciao, grazie. Ciao. Thank you.
che l'autunno è andato via, che profumo nell'aria, e da qui vedo il giardino dietro casa, paradiso personale. Guardare gente che cammina verso il viale, chiusa in mondi che son sempre muti tra di loro, mondi che non si incontrano mai. Poi mi ricorda un'altra vita, è un aereo nel cielo. Un caffè vicino al lupo.